Nei suoi principi sulla morale e sulla legislazione, Jeremy Bentham mette a punto quello che viene definito il calcolo morale dei piaceri, una sorta di utilitarismo applicato in maniera calcolatoria alla morale. Jeremy Bentham eredita l'essenza della svolta della modernità basata sul calcolo matematico, sulla necessità, come anche Kant viene sostenendo, di trasformare le certezze prodotte dalla scienza in metodo universale della conoscenza e con Bentham anche della morale, potremmo dire. L'idea di Bentham è quella secondo cui è possibile effettuare un calcolo razionale che ci permetta di agire moralmente cercando i piaceri in maniera tale da procedere sempre secondo una ragione di tipo calcolante. A giudizio di Bentham ci sono soprattutto quattro principi che debbono essere seguiti: quello della certezza, quello della prossimità, quello della intensità e quello della durata. In sostanza, noi dobbiamo sempre fare un calcolo preciso dei piaceri, e dice Bentham, in realtà sempre gli uomini l'hanno fatto, anche se mai lo hanno teorizzato apertamente, vuoi per via dei substrati metafisici e religiosi, vuoi per via dell'incapacità di addivenire a una piena consapevolezza del proprio agire. E così Bentham viene saldando fra loro l'istanza utilitaristica, ossia l'idea che debba essere l'utile il criterio ultimo a cui tutto il resto deve sottostare, con il criterio del calcolo, ossia con l'idea di una ragione calcolante, libera dai substrati metafisici, libera dalle tentazioni religiose. Il calcolo della ragione può determinare che cosa sia buono, cioè utile sul piano anche della morale. Da questo punto di vista, con Bentham abbiamo il trionfo di un utilitarismo che pretende di trasformare l'ambito stesso della morale in ambito del calcolo, della misurazione, della quantificazione, come se appunto anche la sfera della morale potesse essere ridotta all'ambito del calcolo. E questo è importante da sottolineare, da che con l'utilitarismo e nella sua variante bentamiana soprattutto, assistiamo a un movimento tale per cui per un verso l'utile diventa davvero, come dirà Schiller, il grande idolo del nostro tempo a cui tutto il resto deve sottostare, e al tempo stesso prevale l'idea di una ragione calcolante che pretende di applicare i metodi della matematica e della fisica, indubbiamente validi nel loro ambito specifico, di applicarli in questo caso a ogni altro ambito, come se appunto ben funzionando nel loro ambito specifico potessero ipso facto essere estesi a ogni altro ambito, financo a quello della morale. Ed è questo che dice testualmente l'utilitarismo calcolatorio di Bentham, la sua algebra morale, tale per cui anche la sfera della morale non si può sottrarre alla dimensione del calcolo e dell'utile. Ed è un aspetto importante, perché effettivamente con la modernità sembra che la metafisica venga scacciata come un mostro, come una impusa, diceva Hobbes, che pretendeva per primo di ridurre la ragione a calcolo, e al tempo stesso sembra che null'altro sussista se non l'utile. La verità si risolve nell'utile e la morale stessa sembra essere risolvibile nell'utile. Che cos'è il buono? Che cos'è il giusto? Che cos'è il vero? Ciò che è utile alla maggioranza. E quindi da un certo punto di vista l'utile diventa l'unica categoria riconosciuta, ma al tempo stesso si ammette, nemmeno troppo larvatamente, che questo utile non potrà riguardare tutti gli uomini, il maggior numero possibile, la massima parte, sicché si dà comunque preventivamente per scontato che una parte, per quanto esigua, degli uomini non rientrerà necessariamente in questa parte di umanità che potrà beneficiare del vero, del buono e del giusto ridotti all'utile. Quindi quella illuministica così intesa diventa sì una ragione in cerca della massimizzazione del bene per il maggior numero, ma riconosce per ciò stesso che questo bene non varrà necessariamente per tutti. Vi saranno sempre, nel progetto illuministico così declinato, degli esclusi per definizione, sicché l'universalismo così propugnato è, possiamo dire, un universalismo che si sa perdente in partenza, che sa in partenza che sarà un universalismo parziale, tale da non includere dunque tutti, ma da lasciare necessariamente, preventivamente, esclusi
alcuni, e questo è uno dei limiti sicuramente del progetto dell'illuminismo e dell'idea di una ragione in grado di rischiarare alla maniera delle scienze e della matematica ogni altro ambito, secondo quella svolta, come dicevo, che in Hobbes trova una sua formulazione paradigmatica, ma che già in Cartesio ha una sua massima teorizzazione nell'idea che in qualche modo la ragione possa procedere facendo luce su tutto e addirittura, come diceva Cartesio, nelle cose certe addivenire a una conoscenza del tutto uguale a quella che lo stesso Dio ha di tutto, solo è limitata quella dell'uomo, ma sulle realtà di cui ha conoscenze, sono realtà limitate, ha però una conoscenza certa e indubitabile come quella di Dio.